Hola luchadores, ben ritrovati dal vostro Silver, dal nostro irrefrenabile Silverius che logicamente come sempre vi saluta e direi di innanzitutto notare come il tizio sorcio se ne sia andato via ora che ho ricaricato la partita e adesso dopo che ho sgozzato due simpatiche pecorelle direi di chiamare il nostro fido Torrente e correrci allegramente verso il loco. Oh, salve. Grazie. Questa è la cenere di guerra determinazione. Ok, grazie. Allora, io so che qua c'è un cavaliero che ci seguirà prode fiero. Ho preso una farfalla ardente al volo. Allora, direi di cercare di dislocarci velocemente verso... Oh, il calessone. Abbiamo qualche speranza di attaccarlo e di fargli del male? Innanzitutto vediamo di non essere stati troppo seguiti. Allora, è trainato da due gigantopodi. Beh, innanzitutto scendiamo un attimo e osserviamo l'esercito delle 12 scimmie, cioè lì. Allora, sono tanti, sono veramente, veramente tanti. Non lo so, ma contiene qualcosa o... Aspetta, perché questo sta venendo a fare il giro largo. Figlio di un petauro. Spero che tu non debba fare pipì proprio qui. Vabbè che obiettivamente... Abbiamo comunque un punto di raccolta differenziata qui, non indifferente. Allora, vediamo. Io oserei anche, oserei anche. Allora, no, non possiamo per ora evocare nulla di che. Dietro là ce ne sono degli altri, ma se facciamo fuori i trombamici, ecco, non si è accorto nessuno, con quale soave discrezione. Ok, grazie. Voi non siete tanto preoccupanti. Quello sì, però. Quello sì, quello è abbastanza preoccupante. Ok, vediamo se riusciamo a mantenere un attimino di profilo basso. Ecco, questo ha tenuto il profilo un po' più alto. Grazie, lasciatemi rollare via quel tanto che basta per ciucciarmi una pozzetta. E se riesco a farvi fuori con... Ecco, con discreta discrezione, stavo giusto dicendo. Cioè il concetto base è se muoio qui... Andiamo bene. Uì. Ah, non male così. Non ma speravo droppassi qualcosa. Ok, un chaperone aristocratico attempato, un caperone, due frutti di roe. Adesso però ci stiamo allontanando un filino da dove vorrei essere io. Scusi, ma... Voglio il tuo cappello. Scusate, ma... Così di grazia. Ah no, bisogna far fermare il calesse, mi sa. Tu spari incantesimi, quindi non mi piace a prescindere. Te
c'hai i torcioni del mal di pancia, quindi stai di buono. Aspetti, no. Ok. Se riesco a obliterarli quel tanto che basta, e dai. Ok. Giusto da fularmi senza usare pozze. E ancora frutti. Qui abbiamo un altro simpatico cavaliero. Prode fiero per davvero. Ah, scalci e ragli tu, eh. E quanto scalci? No, liscio. Liscio. Meno liscio. E scudiscio come un bambaluga. Ok. Mamma mia. Siete fetentissimi voi, eh. No. Ah. Addirittura lui viene dalla casa di Pony, lo riconosco. No. Viene, mi ha falciato come un fuscello d'erba. Tutto questo perché ho voluto andare a smiciare cose che non mi aspettava a smiciare. Però tanto io non mi arrendo. Io quel calessino lì lo voglio conquistare. E poi me lo porterò in giro attaccato al fido destriero. Allora, io non so se ci sia sempre o meno, se ogni volta che passiamo di lì lo incontriamo. Se c'è, andrei un po' più cauto e meno sprombattuto, anche perché obiettivamente adesso non ho ricreato le... vabbè. Scappano? Ehi, furbone! Ah. E questi droppano erba. Ok. Era quello dopo il ponte, quello dove potevo sfarfallarmela, giusto? Ok, grazie. Guardi, non per sfiducia. Però allora cerchiamo di capire, il calessone sì, il calessone ha sempre il suo fiero perché, però a sto punto io non lo so se loro così è giusto per... non so se vi liberate. Scusi, non per... Posso obliterarle il popò? No. Ok. Quindi, con questo abbiamo arpionato... dai, mollalo! Oh! Scusa, e grazie. Ok. Benissimo. Anche tu sei un figlio di una rana balorda, come dico spesso e volentieri. Ok. Ah. Se ne muori uno, si ferma anche l'altro. Ah, si ferma, ma per modo di dire. L'altro diventa sobriamente più incazzoso. Guardi, grazie. Beh, non so cosa ho fatto, ma l'ho pariato. Quelli si fermano. Ok. Per malosone. Ecco. Scavicchi ma non apra lei, eh. Scavicchi ma non apra.
Mi sa che ho fatto un cazzare. Abbastanza. Veramente? Lei è veramente intenzionato a farmi così tanto del male? Aio. Oh, bella questa. Aia. Nella vegetazione non è il massimo capire cosa stai facendo, eh. Beh, pensavo, tutto sommato, pensavo peggio. Sì, beh, aspetta a dire che pensavi peggio, che questo qua devi ancora farlo fuori. E ti sta sdraiando come un muletto. Vuoi vedere che le faccio fuori tutte le pozze? Ma tanto ne faccio una questione di principio io adesso. Ok, e anche te sei andato. Ah, ma si è sganciata la catena. Oh, sobrio. Sì. Ok, il cavaliere avrei evitato volentieri. Allora, vediamo se riesco un attimino ad andare a imboscarmela pasciutamente e sapidamente. Ok, quello si ripristina. Quello si è allarmato un attimo. Io non credo di poter, infatti. Ma perché perché lei suona la tromba? Allora, questo abbiamo capito che per ora non posso usarlo perché è troppo troppo forte. Ok, questi invece dovrei riuscirci. Ma quali posso evocare? Ok. Quando hai finito dillo, eh. Ok. Certo. Venga lei, venga, 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 venga. Non abbia timore. Ok. Ok, benissimo. Bene. Anche lei stia di buono. Prendiamoci quel poco che possiamo raccattare qui. Ma i nostri fidi amici cavalieri se ne sono già andati? Oh bello. Io mi prendo il contenuto e poi mi telo. Grandascia, la grandascia che sabbagascia. Ok, andiamo di aggirare un attimino le rovine raccattando anche un po' di roba già che ci siamo, tanto è gratis. Non so se funzioni come gli stilt normali che a una certa perdono tutto l'agro possibile immaginabile. Allora, vediamo un pochino. Io in realtà non ho necessità di rifar fuori la Miranda e tutta la progenie. Potrei cavarmela semplicemente. No. Allora, aspetta. Andiamo un attimo con cautela, con calma.
e a pistufoli gioiosi. Io giustamente adesso non è che mi ricordo di preciso dov'è che sia l'ingresso che dovevo trovare. Ah, salve, salve. Benissimo. Ok. Spero che non mi noti. No. Guardi, non vorrei farmi avvelenare, ci terrei a tenere il parpasauro sano e poco prono. Sì. No, non è esattamente la mia miglior performance di fuga. Guarda, se una certa lui si leva dalle pigne, io sono felice. Non sto a fare lo schizzinoso. Faccio anche il giro largo, se serve a far sì che lui se ne vada. Okay. Ah, addirittura c'è roba là sopra. Certo, la ringrazio. Mi sembrava un pochino più efficace la torcia, una certa. Ok, ci andiamo con molta, molta cautela. Solo che l'avvelenamento qua è lentissimo a ripigliarsi. Vediamo se riesco da una certa altezza. Vado un po' alla Skyrim così. Allora. Il cavaliere è rimasto là, proprio fiero. E quello che interessa a me è di sotto. Quindi se io entro dal cunicolo di lì e mi incunicolo di là, posso anche canticchiare un attimino funiculi funicolà. L'importante adesso è non schiantarsi di faccia nel discendere, perché sono capacissimo. Ok, riequipo un attimo lo scudo. Ho preso tanti di quei bei frammenti di rovine che non ti servono a un belino quadro. Ok, andiamo linti linti, tomi tomi e a tratti anche un pochino cacchi cacchi. Ok, lì c'è ancora lo sbandieratore. Ok, vediamo di andare qui sotto. C'è una nebbia. C'è addirittura una nebbia. E io sono pazzo come un cavallo. Con una sola fiasca vado a vedere cosa ci aspetta. Erpentolaccia! Erpentolaccia. Va bene, diciamo che non è stata una grande idea. Niente, lui non si stunna, chiaro. Infligge sanguinamento a sprombattute lui. Benissimo. Non credo di essere attrezzato a dovere, ma posso tornare qui a piacimento, è una certa, giustamente. Benissimo, ma sì, si può fare. Questo qua praticamente era il tizio
che, vabbè, questo magari in versione bossettino. Vabbè, quasi quasi. Lui sarebbe il tizio che c'era sul ponte dopo Alexander, quello che ho evitato in quel video di recupero, e quindi bene così. Allora, ah, il Calesse si ripristina, però a noi adesso non ci interessa che si ripristini, sta lì buono. Sta lì buono. Allora, io devo riuscire a ridiscendere sotto. Allora, qui, qui, qua e anche qua. Perfetto, benissimo. Ora tutt'altro andazzo. Allora, direi che io posso equiparmi. Questo mi interessa fino lì. No, questo no. Beh, in realtà forse anche questo, ora come ora. Oddio. Potrei provarci, eh? Potrei provarci. Ma sì. Allora, voglio loro, mi vanno bene loro. E dopodiché, allora, posso, vorrei ma non posso. Allora, questo direi che sì. Benissimo. Ah, anche le frecce avvelenate. Quando ho preso tutto questo fiorveleno? Beh, intanto le uso. E questi dardo d'osso, ok, no. Allora, io voglio equipaggiarmi la Reduvia, non so se sia l'arma migliore, e voglio vedere anche se posso renderla una Reduvia inflammegata. Ok, vediamo, eh. No, la Reduvia ovviamente, cioè lo davo per scontato. Ok, vai. Si va abbastanza in scioltezza col sanguinamento, eh. L'abbiamo sciolto praticamente. Ben venga. Grazie ragazzi. Numeri 1. Alla prossima. È stato bello. Otteniamo qualcosa qui. Un luogo di grazia. Bene. Allora. Io non so adesso qui cosa ci attende. Boom, una trappola e ti spara in faccia. Oh, salve. Abbiamo liberato un personaggio inquietante, ma è un elmo chiaramente che replica la testa di una statua. Ora, io non lo so se funziona come nei vecchi Souls, che possiamo imbrogliare un attimino. Ha i cristalli anche sul capoccino. No, non ci permette la compenetration dello jet, quindi. No, non ha un volto. Ok, perfetto. Tarnished, are we? I wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Ah, possiamo? A yen for glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Raya Ravenclaw. Lucaria, As bel a nome. reviled, apostate witch. Do you Ah. still wish to learn from me? Ovviamente. Però in realtà avrei potuto darlo a lei il tomo, eh. Guardate quanti cristalli, questo ci ricorda tante cose belle. Sky. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glintstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. No, le coccole me le Anticipate my faccio dare. process, young apprentice. Bene.
Ah, la pergamena. Aspetta. Aspetta. Annuisci con aria assorta. Perfetto. Dovevo leggerla la pergamena. Assolutamente, prima di darla a lei. Allora, donde estás el zapatería? Donde estás? È già ora di vendere qualche doppioncello, eh. Allora, non è in queste. Perfetto. Quindi sarà qui? No. Ah, che adorabile situazione quando non trovi gli item che vorresti. Dove sta? No. Viene considerato oggetto chiave? Sì. Ok, consegno uno stregone erudito per prendere nuove stregonerie. Pergamena contenente stregonerie dei reali di Caria, ai vertici dell'Accademia di Raya Lucaria. Se consegnato uno stregone erudito, permette di apprendere le seguenti stregonerie. Falange di Scintilama e Incisore Cariano. Bello. Ok. Young apprentice, you are a tadpole when it comes to magic. So, to become a sorcerer, first, you must face your ignorance. Now, shall we start learning? Allora, vediamo innanzitutto le sue. Dardi magici di Scintipietra. Stregoneria Scintipietra dall'apprendista dell'Accademia di Raya Lucaria. La Scintipietra funge da collegamento per scagliare proiettili magici contro i nemici. Questa stregoneria può essere lanciata ripetutamente in movimento. È generalmente il primo passo sul percorso che conduce alla vera conoscenza della stregoneria. E le altre non le possiamo usare perché non abbiamo ancora un livello decente di intelligenza, presumo. Questo lancia tre stelle magiche che seguono il bersaglio. Questa stregoneria può essere lanciata ripetutamente. Una stregoneria dell'epitome di Olivinus che attrae gli stregoni di Sellia, città della stregoneria. Questa scaglia una saetta magica che si propaga in orizzontale. Questa stregoneria può essere lanciata ripetutamente in movimento, tecnica conferita dagli stregoni che abbandonano l'accademia per viaggiare affinché li proteggano da eventuali gruppi di aggressori. Gli stolti del resto si muovono spesso in branco, quindi questo perfora, diciamo. Bombardamento di cristallo, stregoneria scintipietra dell'Accademia di Raya Lucaria, scaglia una raffica di schegge cristalline di scintipietra. Oh, la carica ne accresce la potenza, praticamente stregoneria della Brigata del Cristallo, composta da stregoni che bramavano il sapere della pietra, segreti racchiusi nelle flebili cogitazioni dei cristalliani. Armamento da erudito. Conferisce l'affinità magia all'armamento della mano destra. Questa stregoneria può essere lanciata anche in movimento. Fu insegnata ai cavalieri del cuculo dell'Accademia come compenso per i loro servigi. Non credo che sia cuculo, è cuculo. Scudo da erudito. Conferisce lo scudo impugnato alla mano sinistra ulteriore resistenza ai danni. Questa stregoneria può essere utilizzata in movimento tramandati ai cavalieri del cuculo dell'Accademia come ricompensa per il loro accordo. Chiappiamo questa. Tanto per vedere se sblocca dialoghi. Oh, Is that a scroll? bing. Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my Vai apprentice. tranquilla, sorella. Allora, le possiamo acquistare? No. No. Arco di scintipietra. Oh, bello. Scaglia una saetta magica che si propaga in orizzontale. No, aspetta un attimo. No, non era questa. Sono queste due. Incisore e falange. Bella, l'ho visto un minuto fa. Allora, crea un arco di scintipietra difensivo sopra la testa dell'esecutore che attacca immediatamente i nemici vicini. Ok. Questa c'è, quella che ce l'abbiamo equipaggiata. Fu conferita ai cavalieri incantati cariani che combinarono quest'arte con la loro abilità spadaccina per tenere i loro amici sotto pressione, attaccando con sequenze di lame e stregonerie. Evoca una spada magica e sfera un fendente veloce. Può essere lanciata subito dopo aver eseguito un'altra azione. Una tecnica particolarmente efficace anche per tra le stregonerie della spada cariana. Benissimo. Ok. You wish to continue the lesson? Very well. No. I have time aplenty. Beata te, io no. Ok, pensavo che ci conferisse un saluto, benissimo, quindi lui era il custode di Selen. Bene, perfetto. Non l'abbiamo equipaggiata, quindi... Oh, bene, che creti idiota.
Allora, facciamo così. Facciamo gioiosamente così. Dato che dovremmo averne un bel pouch e anche belle tostarelle. 1.600 potrebbe forse anche bastare. Se non bastano, usiamo un'altra di quelle piccole. Allora, nuovo livello, grazie. No, 8 e 2, quindi ne mancano circa 804 di quello, 2 di quello. Vabbè, intanto memorizzo un incantesimo e possiamo intanto lanciare solo questo. Perfetto, perché sono anche curioso di vedere l'effetto che fa. Allora, quindi, alzat, mio prot Silverius, inventario, rune 1, 2, quindi queste due, bene, ne ho una quantità smodata, quindi usa selezionati, 1, 2, 3 e 4, sì, la, come recitava quel vecchio adagio, 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 nuovo livello e me ne compiaccio. Allora, l'intelligenza ce l'abbiamo scrausa, quindi potremmo tirarla su. Io che potevo portare altre cose a 20. Ma sì, dai, andiamo con un incantesimino che può sempre tornare buono. Allora, adesso proviamo a equipare il catarifrangente, che io mi perdo sempre per strada, eccolo qua, perfetto, che poi andremo eventualmente a vedere se si può potenziare, ma voglio prima vedere i danni che fa e se fa differenza la tipologia di attacco che si usa. Allora, vediamo un pochino. Oh, addirittura un centello. Però siamo logicamente vincolati da tirare una quantità smodata di pozze. Ne abbiamo una decina, non di più. E questo però va a inficiare tantissimo. Oh, guarda. Vai. Ok. Vai. Vai. Perfetto. Grande. No. State buoni. Vai. Ok. Ah, ecco dove avevamo pescato tanto fiorveleno e addirittura della polvere di Miranda. Ma io in realtà qua ho sbloccato perché volevo provare a salire. Ma in realtà non so se mi conviene tentare di salire, perché potrei fare una figura tremendamente barbina se tento di salire da di qui, perché non ce la farò mai. Devo provare a scendere da di là. Vediamo un peppiniello. Logicamente gli incantesimi li useremo. Oh, grazie, già che è gratis. Ok, adesso almeno possiamo tentare di scendere con un attimino più di serenitudine. Addirittura ruzzolomani, Allora, io mancherò clamorosamente il punto di discesa indicato sull'apposita scatoletta, perché lo faccio di proposito, a fare il salame. Allora, se vado in diagonale, ok, grandioso, comodissimo, un giglio di trina per 4, benissimo, quindi direi che anche qui abbiamo spazzolinato abbastanza ben bene. Allora, abbiamo l'opportunità però adesso di ragionare un secondo, perché io volevo sempre andare alla spiaggia, Questo è il motivo per cui mi sono trascinato fin qui.
Allora, facciamo così, che tanto siamo qui vicini. Ci sediamo un attimo, rimpinguiamo le pozze, ne spostiamo una e ce la mettiamo nel salvadinero di là. Ok, ampolle, non penso, eh. Ok, no, non ne avevo. E anche di queste non mi sembra di avere lacrime sacre. Ok, perfetto. Distribuisci le cariche. Ok, conferma. Perfetto. Vediamo un pochino come ce la caviamo, però. Perché abbiamo sì la possibilità col backstab di fare una cosa figosa, ma... Allora, aspetta, perché vanno anche equipate. Qua e qua. Qui e qua. Perfetto. Allora, adesso... Cerchiamo di... sappiamo che adesso se vogliamo fare una grossa incetta di fior veleno basta venire qui. Quindi tanta roba. Allora, io devo ritornare un attimino sul seminato perché sono uscito un pochino dai gangheri. Con la scusa che ho voluto sperimentare sta cosa del calessino e tutto il resto. Allora... Oh, wait. Ah, ma sai che quasi quasi questo è un bel angolino dove venire a farmare roba, eh? Oh, giovane, salve. Lo so. Ok. Perfetto, non pensavo che mi sarei ritrovato a schiantafottermi. Probabilmente abbiamo un torrente difettoso che quando impatta quei laghetti... Di laghetto c'era ben poco, lo so, stavo facendo una battuta. Andiamo a recuperare quelle quattro rune che avevamo in tasca e via. Allora, io adesso però non è che mi oriento tantissimo su dove era l'approccio alla spiaggia che volevo ciccia spiaggiarmi. Allora... Rifacciamo quello che stavo facendo. Salve, dato che come sempre sono gratis, sono sempre 200 rune che ci ritroviamo nel saccoccino quando servono e abbiamo visto che servono. Poi verrà anche un bel momento in cui ne useremo anche gran tante così e faremo magari, nonostante stati avanzati, faremo anche livelli interi facendo così. Allora, sapete che quasi quasi io faccio lo gnomo dei boschi furente. Sai che quasi quasi faccio davvero il gnomo dei boschi furente? Eh sì. Io torno un attimino a vedere. Sì, lo faccio. Aspetta però. Faccio prima decisamente a fare così. Se ci arrivo. Ok. Torno un attimino qui alla tavola rotonda a vedere se il chierico là ha cambiato... L'atteggiamento, no, non era qua, era qui. Ah, you appear to be doing well. Mm-hmm. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? Vediamo se ce li possiamo permettere. Allora, come quantitativo di rune, no, Cura una ridotta quantità di punti vita. Però questo necessiterà di ben altro. Non credo che questo servirà una sorta di catalizzatore. Io non ricordo se abbiamo qualcosa del genere. No, un talismano più che un catalizzatore. Allora, questa costa 1000 rune e potrebbe tornarci utile. Però andiamo con calma. Allora, lì la porta è aperta, ma quello non ci interessa per ora. No, lei non l'abbiamo trovata. Vediamo come sta messo il nostro socio qui. What do you need? Bisognerà vedere se una volta che abbiamo comprato tutto da lui. Non so. Vabbè. Allora. Pa. La porta resta chiusa e dai,
Sta pregando? Chi hai ucciso? Fino a prova contraria. Adesso leggiamo anche riguardo la grazia, eh. Allora, direi prima di tutto di concentrarci un attimino sul piazzargli i doppioni, che fa sempre di comodo. Ok, ok. Qui non ne abbiamo, qui vabbè, ci penseremo, vabbè che i dardi in realtà... E poi per il resto, me. Ok. Ma l'avevo vagamente intuito, eh. Ah! È nostro prigioniero, deve servire noi. Allora, per la Reduvia non abbiamo ciò che ci serve, in compenso potiamo potenziare questo. Possiamo potenziare questo, e questo io lo potenzio volentieri, anche perché scala poi su B, e boh, presumo che lanci anche incantesimi un pochino più fetentini. Ok. La UCI comincia a diventare seriamente interessante così, però, eh. Non ci ho riflettuto un secondo, proprio sprombattuto. Questa, quando potremo, la proveremo. Qui niente, qui chiaramente niente. A posto. Continua a non vendere nulla, lui va bene. Io così, per scrupolo mio, vado a dare un'occhiata di sotto, perché è un attimo che poi, perché hai sconfitto il Red Phantom, perché sei andato di là, compai a qualcuno nelle stanze qui sotto e poi te lo perdi. Quindi io di tanto in tanto questi giretti, ragazzi, li faccio, eh. Ok. Ok, nada, benissimo. Allora, roba da esplorare, punti da dove andare, ce ne sono veramente una dannazione e mezza. Allora, io farei ancora una cosa, veloce. Lei se n'è andata. Benissimo, come era ovvio che fosse, e qui non ci dovrebbe essere nessuno. Ok, perfetto. Volevo vedere, di chiavi non ne ha più. Se usata conferisce benefici di una runa maggiore equipaggiata. Frammento dell'anello ancestrale, se usato conferisce benefici di una runa maggiore equipaggiata. Se nessuna runa maggiore è stata meno, incrementa leggermente i punti di vita. Si dice che se l'arco inferiore... quindi è un consumabile. Non ho globi cinerei. Ok, sì, infatti è un consumabile che attiva tipo la runa di Godric. Oh, ben bene, ora mi è più chiaro. Ok, allora io voglio andare, mamma che pistola, voglio andare alla spiaggia, e il punto più vicino alla spiaggia donde volevo andare era qui alle rovine marittime, e poi sarei dovuto scendere di là. Sì, in realtà era lì che dovevo andare sin dal principio. What? Non avevo notato che una grazia segnalava di andare di là. Oh mamma, questo coso è enorme. Allora andiamo con ordine, prima scendiamo alla spiaggia, che è un punto, se ce la facciamo a scendere, abbastanza breve. Ok, quindi l'intento è vedere dove possiamo giungere di qua. Allora, è vero che qua abbiamo le seppie gomitolose.
stavolta non ha droppato. Però in realtà vorrei anche vedere un attimino come abbiamo tirato su Luci, perché anche con la destrezza alta potrebbe essere una rivelazione. Allora, dobbiamo scendere da di qua, ammesso che si possa scendere da di qua. Prima o poi so che troverò la retta via, ma quello è un NPC? No. E te strilli di folco all'occo. Ok. Beh, tenendo conto che anche lei stun. Vabbè, grazie per aver tentato di aggirare l'ostacolo. Ah, ce n'è ancora. Non paghi di essere brutti, siete anche tanti, eh. Benissimo, grazie. Ce n'è ancora. Facciamo così. Non che io ne senta il bisogno, ma tant'è, dato che in questo momento non ho nient'altro che io voglia usare. Allora, uova di granchio, è come il gramberetto. Troveremo prima o poi un punto da cui scendere, ma non è ora il momento. Anche di qua non mi sembra ci sia un sotto, no, direi abbastanza di no. Poi io magari guardo, non vedo le cose ovvie, voi urlate dentro: Silver, era proprio lì, Cribbio, come hai fatto a non vederlo? E ci ho guardato e non l'ho visto, capita. Capita nelle migliori famiglie, figuratevi nella mia. Allora, e di nuovo qua non c'è un punto di discesa. Ma santa paletta! Ci sarà un modo per andare al mare, per farsi una vacanzina 2 ore, non dico tanto. Ma te possi, no? Adesso me la prendo con voi, eh. Sembra di imburrare dei panini. Sei fiero di quello che hai fatto, vero? Perché di tutta la tua famiglia di trogolonzi. Ah, ma aspetta che forse una risposta si può trovare qui. Ah, aspetta. Ciao, va bene. Sgrunt. Allora, quindi io devo andare di lì, andare di là, salire, e poi da lì ci sarà una via interna. Silver, che cacate che stai dicendo? Ci sarà una via interna da cui discendere, no? Ma porca miseria. Superpotere del binocolo, vieni a me. Io non riesco a capire se ci sia un accesso di là, se ci si possa andare in qualche modo, perché poi una volta che, metti caso, riesci a discendere su quei cacchio di terrazzini di lì, forse aspetta, l'ho trovato, è là dove c'è l'arco, si deve scendere sul cornicehaus. Ok, proviamoci di nuovo per l'ennesima volta. Allora, salve ragazzi. Ci si vede di nuovo, purtroppo, che vedevo di... Ah, che pacchia. Allora, io avrei da fare, se... Se volete attaccare, attaccate, ma muovetevi. Non siate così titubanti e timidi. Ok. Benissimo. La ringrazio. La ringrazio per la carineria, non ci doveva disturbare. Allora.
No, beh, siete un bel viatico per raccattare rune auree. Allora, l'arco in questione quale diamine era? Quello? Sì. Silver, hai visto che c'è un granchione lì? Sì. Sei sicuro di quello che vuoi fare? Sì. Ma non è che poi te ne pensi. Sì. Non è che vuoi guardare se ci sono altri punti d'accesso? No. Torrente, io, guarda, tanto sei simpatico, tanto mi stai in... Non si dice. Che perché poi per forza che ti disarciona nel momento del bisogno. Lei, guardi, io ho imparato a fare questo. Porca miseria, ho tirato giù un piccione. Che soddisfazione, un piccione. Allora. In teoria di qua se pole. Vediamo, aspetta, Stale Boon, come il Toblerone. Vediamo un pochino, Il cavillo è un animillo che galippa. Ok. Vai, sì, sono un cretino. Però ha funzionato. Vi ho portato al mare, ce l'abbiamo fatta, spero abbiate portato il canottino. Quello mi sembra veramente poco raccomandevole. Non è un NPC, quindi vediamo quanto patisce danni da fuoco. Oh, abbastanza. Quel tanto che basta per tirargliene. Abbiamo anche delle uova di granchio in tasca, non vorrei che si stuzzicasse il mestolino. Allora, vediamo un pochino se qua c'è qualcosa. No, sembrerebbe di no. Allora, qui c'è un oggettillo. Pezzo di carne. Tra l'altro era posseduto un pezzo di cretino, però vabbè. Silver, fai poco lo spiritoso. Ti sei fatto sbagliare come un macaco fino adesso. Allora. Lui non so quanto sia forte, tanto. Ok. Bene. Curvano. Cioè, perché mi sblocchi? No. Cosa sto facendo della mia vita? Sbaglio le pozze. Niente. Cosa? No. Wait! Just a moment, scusi, Screanzato, lei sa la fatica che ho fatto per arrivare qua sotto? Magnetico. Ok. No. Ok. Oh, grazie. Almeno queste le portiamo a casa. Di quello sono abbastanza sicuro. Quanto rimpiango di non avere i miei amici pugnaletti, Enchantings! No. Sta buono. E dai, non lo fare. Ti prego, insisto, guarda. Anche perché sono in fatrol, porca di quella galera. Ok. Sì, sono in fatrol e non è una buona idea. Non è per niente una buona idea. Allora, guantini un filino più leggeri. Carico medio. Potrebbero bastare. Dai, ci facciamo bastare questi. Allora, ceneri di guerra gravitas. Abbiamo preso lui? No. Sembrava bello. Allora. Creazione oggetti. Andiamo a rimpinguarcele queste che... Te le raccomando. Silver, non hai provato quelle con l'accio? Lo so.
Dove stai? Dove stai? Palesati. Allora, magia gravitas fornisce affinità, abilità e un armamento. C'è nel guerra che fornisce un armamento, affinità, magia e la seguente abilità. Gravitas, abilità dei campioni di alabastro dalla pelle di pietra. Conficca l'armamento nel terreno per creare un pozzo gravitazionale. Oltre a infliggere danni, attira i nemici verso l'esecutore. Oh, è molto interessante, eh? Molto molto interessante, non appena appena, molto molto. Allora facciamo così, grazie cortesemente, eh? Così facciamo un attimino prima, perché io qua non vedo fin dove posso arrivare, ma lo posso vagamente intuire ora. Ok, lì così, là non ci dovrebbe essere niente di interessante, lì niente di interessante. Quindi questo era solo un punto dove raccogliere gravitas. Ok, vediamo che non ci sia altro da esplorare qui. Non mi sembra di aver visto punti d'accesso di sorta, gallerie, caverne, dungeon e... Oh yeah! Ah, questo quindi è il confine. Ma volevo accenderlo, non volevo distruggerlo. No! Fantastico! Ma che bello! No, bellissimo, sono stracontento di questa cosa. Avremo anche l'occasione per guardare qui intorno se qualcosa è cambiato, anche se dubito, eh. Allora, vediamo un peppiniello così, giusto per scrupolino mio, eh. E danni sacri, perfetto. Nell'era primitiva, antecedente l'albero madre, i draghi, ok. Un baluardo e un autentico baluardo, così che l'effigie del drago diventa simbolo di protezione, perfetto. Ok, quindi direi gioiosamente di tornare qui, dare una sbirciata. No, mi sembra che non sia cambiato niente. Visualizzazione interfaccia, cioè ripristini il menu. Ah, come si ripristinino i menu. Cambia niente, eh. Cambia proprio niente, va bene. Allora torniamo un attimino qui, mettiamo via la torcina. Ma che bello tornare qui ora con così tanta consapevolezza, in scioltezza. Fin lì sotto sì, ci torneremo ragazzi, abbiate fede, in tutta franchezza là. E quindi adesso ci resta da decidere cosa fare nel prossimo video. Direi che, dato che ho lasciato tre cose leggermente insolute, così poi cominciamo a passare oltre, direi che nel prossimo video andremo quasi gioiosamente al castello di Gran Tempesta e andremo a recuperare un oggetto che so aver lasciato, perché grazie a voi che me l'avete indicato, anche se era nella lista delle cose da fare, perché c'era un punto che sapevo non aver visitato, la stanza dei topolini, andare a menare il cavaliere che abbiamo lasciato sotto la... il montacarichi e andare a vedere se riusciamo ad affrontare l'esseruncolo strisciante. Quindi bellissimo, dopo tot mila video siamo di nuovo qui, dove tutto è cominciato, e chissà, magari anche dove tutto finirà. Che roba bella. Luciadores, alla prossima. Silverius? 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 Non vi saluta più. Silverius, saluta, bravo. Ok, alla prossima. Ciao, ciao.